Questo tessuji è particolare, nel senso che è qualcosa che funziona solo grazie al fatto che siamo nell'angolo. Nell'angolo ci sono, diciamo, si dice che l'angolo ha delle proprietà particolari perché il numero di libertà che hanno gli incroci diminuisce e quindi si riescono a fare dei giochetti che altrimenti non si potrebbero fare né sul lato né in centro. Cosa succede qua? Che nero può giocare e catturare queste tre pietre bianche, e questo è evidente. Così come bianco può giocare e catturare le due pietre nere, e anche questo è evidente. Per cui non è chiaramente un tessuji, e questo è un suji, cioè la mossa corretta. Ma il tessuji, che è la mossa corretta e brillante, è quella che in questo caso permette a nero di catturare tutte le pietre bianche, quindi non solo queste tre, ma anche queste sul lato. Qual è? Secondo me Nero deve giocare qui. Nero deve scendere. Allora, Bianco chiaramente non può salvare queste pietre, né così, però potrebbe per esempio venire qua. E se Bianco e se Nero non fa nulla, Bianco gioca qui e gliele cattura. Quindi Nero deve continuare. Bianco fa questo Atari, Nero gioca e cattura le tre pietre bianche, ma Bianco non ha neppure bisogno di giocare lì, e comunque già vivo, perché anche se Nero fa Ne, questa forma è lunga 5, cioè Bianco potrebbe anche ignorarlo, Nero dovrebbe spingere un'altra volta. Allora, quindi, questa non è la mossa giusta, perché Nero continua a catturare le tre pietre, ma non tutte. A me è venuto in mente questa. Ok, che era quella che hai visto anche tu. Bianco deve connettere. Bianco connette, Nero scende. Nero scende, e adesso cosa succede? Bianco continua a non poter andare a tari di qua, ma non può andare a tari nemmeno di qui, perché queste pietre hanno due libertà, così come queste di bianco. Tocca bianco, ma per una volta il giocatore a cui tocca giocare, pur essendo a parità di libertà, non può arrivare a catturare, perché questa conta 2 in pratica. È come se ne avesse 3. Bianco dovrebbe iniziare a giocare lì. Bianco deve uscire di più. L'idea rimane valida. L'idea è corretta perché giustamente era questa la posizione con una fila di pietre in meno, quindi non questa. Allora comunque sì, è questa perché su questo Atari. Adesso io sti blocco qua, sti blocco qua, e Nero gioca comunque qua e cattura. Comunque questa andava bene lo stesso, tutto sommato anche nell'altra forma, perché scava più punti nell'angolo. Rispetto a questa c'è una differenza di almeno 2 punti. Adesso vediamo un tessuto simile che serve invece a salvarsi. Tocca ancora Nero, però deve salvare il suo gruppo invece che catturare quello avversario. No. Sì, io anche la do. No, lì è meno. Forse qualche non fare nulla.
con un po' di rattare. Se viene qui, grazie a questa libertà, me lo può tagliare. Però anche se non avesse quella libertà, ecco la rattare qua. Il bianco non può collegare. Per cui non, così nero si sarebbe salvato un sente, tra l'altro. Ma è troppo semplice, perché a questa mossa nera, bianco non risponde connettendo, ma ha un tessuji con cui catturare il gruppo di nero. Bene. Vabbè, qui nero cattura. Bianco ricattura. Giustamente, bianco ricattura. E c'è un solo occhio. Perché il nero non riuscirà a fare nulla di più grande di questo. Ed è un occhio solo. Quindi questo tessuto uccide il gruppo nero di nuovo. Però il problema non era questo. Il problema era nero gioca e vive. Può farlo. Era così. Posso io? Certo, prego. Bravo. Va bene. Allora, adesso, se bianco scende, nero da tari, bianco collega e sappiamo che è vivo. Se bianco prova il tutto per tutto, nero dove? E bianco non può collegare, quindi ha perso anche come tre. Per cui la mossa in 1-2 è stato un tessuto risolutivo sia per vivere che per catturare. È una mossa da guardare quando ci sono problemi nell'angolo, proprio perché ha più libertà di quante non sembra.